Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno carissimi amici, ben trovati. Questa volta siamo, diciamo, non in diretta, ma è una registrazione fatta poco prima che ascolterete in mattinata. Vogliamo metterci con il cuore aperto, iniziare questa settimana lasciando che la parola riscaldi e accenda con la sua luce, con il suo amore, tutti noi, ma lo faccia nel profondo del cuore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ecco, abbiamo ascoltato sabato il Vangelo del seminatore e abbiamo sentito che è molto importante, come fanno i discepoli, fare domande, interrogare Gesù, interrogare la parola, interrogarsi per capire com'è il mio cuore, come il mio cuore vuole essere, come vuole rispondere alla parola. Ecco, allora Gesù diceva: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E anche oggi, nel Vangelo molto breve, c'è un riferimento all'ascolto. Fate attenzione dunque a come ascoltate. L'ascolto è un ricevere delle gemme preziosissime. E queste gemme preziosissime o si custodiscono nel posto, ecco, più intimo, il posto anche più degno, più nobile, oppure forse, ecco, non è neanche giusto che ci vengano lasciate, come dice il Vangelo di oggi. Allora ascoltiamo questa mattina. È Raffaele che ci legge il Vangelo, è una registrazione che ci ha dato ieri sera perché adesso sta andando a scuola. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse alla folla: Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro, perché chi entra vede la luce. Non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la mette sotto un letto, ma la pone su un candelabro perché chi entra veda la luce. È così ovvia questa affermazione che ci sembra strano che Gesù l'abbia detta, però non è vero che è scontata. Ecco, veramente sarebbe assurdo che una luce, una lampada, una volta accesa, venisse messa sotto un vaso o sotto il letto. Cioè, sarebbe veramente assurdo. Ebbene, è proprio quello che io faccio
quando, una volta ricevuta la parola di Dio, che vuol dire una volta che Dio mi ha parlato nel cuore, mi ha illuminato dentro, io tenessi per me queste cose, soltanto per me, e mi vergognassi di condividerle, di mostrarle agli altri. A volte, ecco, possiamo avere questa vergogna, che potrebbe anche essere giustificata da noi come umiltà. No, questa non è umiltà. Questa è falsa umiltà, questa vergogna. Ecco, perché è veramente assurdo che la luce, una volta accesa, rimanga nascosta e non illumini tutta la stanza, tutti quelli che aspettano che questa luce li illumini per poter vedere. Poi c'è la seconda affermazione: non c'è nulla di segreto che non sia manifestato, nulla di nascosto che non sia conosciuto e venga in piena luce. Ecco, questo a me fa pensare alla trasparenza del cuore, cioè ciò che c'è nel cuore inizialmente è qualcosa di riservato, di segreto, di intimo, ma Dio ci ha creati in maniera che, voglia o non voglia, ciò che è presente nel cuore traspare anche all'esterno. Vuoi attraverso l'espressione del volto, vuoi attraverso ciò che dici, vuoi attraverso come ti comporti, inevitabilmente c'è una trasparenza, per cui quello che c'è dentro inevitabilmente verrà anche fuori. Quindi è inutile nascondersi o nasconderci a noi stessi. E la terza affermazione: fate attenzione dunque a come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. Ecco, l'ascolto, interpretato anche attraverso la parabola del seminatore, è il terreno buono, soffice, che si presenta accogliente nei confronti del tesoro più prezioso che è la parola. Ecco, se il mio cuore è così con la parola, allora bene, ma se il mio cuore è come la pietra, è come la strada, è come i rovi, e quindi la parola non trova ospitalità, fate attenzione, dice Gesù, perché, ricordando ancora la parabola, se il diavolo vede che noi non tratteniamo la parola, ma la lasciamo lì incustodita, passa presto a portarsela via. Ecco, vorrei ricordare una frase del Vangelo a proposito della vergogna che a volte ci prende quando è il momento di dare testimonianza. Dice Gesù, nel Vangelo di Marco, capitolo 8, chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Vieni Gesù, riempimi di te. Ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore. Donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù. Fa che io ti ami con il tuo amore. Grazie Gesù, grazie che io sono qui. Sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te, e siamo una cosa sola, amore e misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te, amore e misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Mamma Celeste vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.